Ciao ragazzi, da Sabato qua su Minecraft Xbox One Italia. Allora, nello scorso episodio cosa abbiamo fatto? Abbiamo un attimino abbellito la casa sull'albero. Adesso in questo episodio che facciamo? Nel primo episodio della costruzione della casa avevo trovato una miniera. Noi adesso siamo attrezzati perché vi ripeto che caspita, no, questa no. E così, questo qua. E andiamo un attimino a eccolo lì. Allora, prendiamoci anche l'arco. Ok, perfetto. Allora, andiamo giù di qua, visto che c'era il creeperino. Non c'è un tubo, allora illuminiamo. Vi ricordo di portarvi sempre in miniera. Buh, che c'era qua? Niente. Buh. Ah, sì, l'arco. Devi portarvi sempre i stichettini di cose, i bastoni e il carbone, perché da uno di questi, uno di carbone, vi viene fuori 4 torce. Quindi abbiamo tipo torce infinite. Ovviamente, il ferro, questo me lo piglio. Perfetto. Ok, andiamo giù di qua e illuminiamo. Io sapevo che c'era qualcosa qua. Sapevo che c'era qualcosa. Di cosa è che mi spawn i ragni? Che caspita, quanti siete? Un attimo. Un attimino, abbiamo uno spawner di ragni qua, perfetto. Devo solo un attimino capire come, cioè, come fare una bella farm. Vediamo cosa c'è. Polvere da sparo. Mi piace un sacco. Bardatura ce la pigliamo. Mela ce la prendiamo. Anche gli spaghettini qua. Bardatura, targa, polvere da sparo ce la prendiamo. Carne chi se ne frega. Bene, bene. Benissimo, no? Bene. Abbiamo trovato, vedete, lo spawner giusto qua dell'ingresso. Io direi che mi è andata di lusso, anzi, mo' gli buttiamo via questo. Ragazzi, lusso. Avevo sentito il tic classico dello spawner quando si attiva. Sì, ma così ho già l'inventario pieno. Vabbè, ma c'ho la cassa di magazzino. Allora, andiamo avanti. Illuminiamo noi, senza paura. Ah, non c'è un tubo. Che bello, ragazzi, non c'è un tubo. Allora, intanto ci prendiamo questo. Oggi, ragazzi, un po' di mining perché è tantissimo, cioè tantissimo, è tanto che non ve lo faccio vedere, ma perché lo faccio di solito off camera, perché è noiosino, ma io mi prendo tutto io sempre, non lascio niente, a parte la redstone che ne ho tonnellate di milioni. Comunque devo capire adesso come fare questo. Dov'è? Ah, 12, eccolo qua. No, qua tappo perché così mi è più facile andare. Però, onestamente, se io provassi a scavare, magari non trovo un tubo, vedrete. Vediamo se trovo una caverna. Torno su, ve. Faccio così, così se cade, dovessi cadere nella lava non mi spacco tutto. Niente? Niente? Sento rumore di lava, ragazzi. Stiamo per sbucare in qualcosa di lavoso. Qua c'è del ferro. Qua c'è del ferro. Adesso noi. Io mi farei qua una scala che va giù. Eccola qua. Vedete che siamo arrivati da qualche parte?
Ah, ma qua c'ero già arrivato io. Se ci sono i ciottoli. Ragazzi, dove siamo finiti qua? Vediamo. Buh. Comunque ci sono già stato. Vedete che non c'è mai. Non c'è mai. Buh. Ci sono già stato comunque, però. Non riesco a capire dove sono. Beh, noi continuiamo a esplorare di qua, ci mettiamo una torcia perché è un po' buio. Almeno qua non abbiamo tanti spawn di mostriciattoli. Continuiamo ad andare avanti, qua non ci sarà un tubo. Ah, invece sì. O sto tornando indietro? Buh. No, mi sa che sto tornando indietro. No, non sto tornando indietro. Di là, dovrei andare di là, ma caspiterina. Ah, di qua. Vedete, i ragazzi sono sempre. Di qua non sono stato. Chi è? Fate un tuffo nella lava. Lo spingiamo nella lava. Vieni, vieni. Vieni di qua, vieni. Vieni di qua, vieni, bello. Ok, perfetto, ciao amico. Allora, dobbiamo andare qua su allora. Qua su non ci sono stato sicuro perché non è illuminato. E quindi ci andiamo subito, ragazzi. E infatti, abbiamo il Los Lapislazulos. Vabbè, non sono tantissimi, però diciamo che vanno bene. Facciamoci una scala. Perfetto, illuminiamo. Beh, tutto qua? Che cosa c'è? Ah no, pensavo fosse un altro spawner. Tutto lì. E vabbè, facciamoci una scala, andiamo di qua, ragazzi. Niente, niente da fare. Possiamo andare di là, sono già stato. Ma forse di là, non proprio di là tanto, eh? Sì, ma come caspiterino ho fatto ad andare di là? Aspettate, che mi sono perso un attimino. Allora, andiamo di qua. Secondo me dobbiamo andare di qua e poi a destra. Comunque, era un bel canyon questo. Qualche caspiterina c'è? Vabbè, io vado avanti se trovo qualcosa che non. Ecco, tipo lassù che è buio. E sarà anche chiuso, però, vediamo. Infatti, torniamo dove ero prima. Ok. Io cerco anfratti dove non ci sono mai stato, ma qua è tutto conosciuto. Ok. Qua è dove siamo arrivati. Noi continuiamo a farci un giro. Di qua. Ok, qua c'è l'ossidiana. Vabbè, ma l'ossidiana la prendo dal void, caspiterina si chiama, dal Nether, dall'End. E vabbè, ragazzi, sono riuscito da qua e che vedevo lì? Questa è la mia stalla, ho trovato altri cavalli. Questi qua, tra l'altro, volevo dirvi, questi non questo qua uso di solito il mio perché aveva un po' di cuori più, ne aveva 2, 4, 6, 8, 10, 11 cuori. Però quando ho visto quello zebrato, do caspita, fatemelo vedere. Questo è che mo con queste bardature qua sono tutti. No, questo no. Forse questo? Vedete, ha un cuore in più. Però io gli ho messo il fieno. C'è scritto che gli ripristina il cuore, so io, ma vabbè. Comunque gli rimetto qua le bardature che ho trovato nelle casse. Ma a proposito, no, ma non è. Questo non. Ehi, questo non è. Questo ne ha. Questo ne ha così. L'asino c'ha anche il coso lì. Tu sei indiamantato. Ancora. Questa è, diciamo, la mia stalla. A chi è?
Ma no, spostati! Spostati che ti fai male! Ragazzi, sta morendo un cavallo. Eccolo lei. Avanti, che bravo che è. No, mannaggia. È morto cavalluccio. Vabbè, abbiamo la sella. A proposito, per fare una sella, che caspita è rinato. Per fare una sella, che ci vuoi? Andiamo a vedere. Perché ne ho solo una e sapete, io sono un patito. Allora, selle, 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 dove staranno mai? No. Qua forse? No. Selle, selle. Buh. È che non posso trovarle io. Gruppo. Dove cavolo spiterina erano? È che io di solito le ho sempre trovate, non le ho mai craftate. Selle. Devono esserci, eh. Vabbè, io me le cerco appena le trovo, vediamo. E niente ragazzuoli, io qua non lo so se qualcuno di voi lo sa come fare ste selle, io non le ho trovate. E purtroppo ragazzuoli, il video finisce qua, però abbiamo trovato un bello spawner di ragni, questo è utilissimo, andrà utilissimo per le cordicelle, per queste, corda, perché vanno bene per fare archi e canne da pesca. E anche la lana, mi pare. Vabbè, ma noi quella non c'è problema, ne abbiamo perché le pecoracce nella nostra farm ne abbiamo abbastanza. Va bene. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere mi piace al video, a iscrivervi al canale se non siete iscritti. Noi ci vediamo in un prossimo video.